1400 litri di acqua al secondo, già solo se consideriamo l'adduttore giardino, ma la risorsa non basta. Eppure l'analisi del prof. Damiani, docente di ecologia delle acque, dice che con la stessa dotazione che a Pescara si potrebbero soddisfare le esigenze di oltre 600.000 abitanti. Mettiamoci dentro il cambiamento climatico e la rete che, verrebbe proprio da dire, fa acqua da tutte le parti, anche se da ironizzare c'è poco, nei fatti esiste un problema di gestione, secondo il prof, perché gli enti non si parlano e c'è una frammentazione di competenze. Un esempio su tutti, nessuno sa che. Che Pescara ha 4 acquedotti addirittura non utilizzati. Un acquedotto è del consorzio di bonifica che arriva fino all'ospedale civile di Pescara. Un altro, sempre del consorzio di bonifica, arriva al laghetto della Pineta. Poi c'è un acquedotto del consorzio industriale, abbandonato perché l'area è stata deindustrializzata, parlo dell'ex Cogolo, ex Conceria, e poi c'è il potabilizzatore che è costato 27 milioni di euro, più 3 per fare la linea che arriva fin quasi alla stazione ferroviaria, non utilizzate. È evidente che per tutti gli usi come lavare le strade, i marciapiedi, il porto turistico o per gli autolavaggi, per irrigare gli orti o i giardini, ma anche per la pulizia domestica, volendo fermarci a qualche esempio, queste acque sarebbero preziosissime. Reti duali, sia reti di distribuzione dell'acqua e quindi acque ultra buone, ultra pregiate nei rubinetti, e poi avere anche un secondo rubinetto per, con quegli acquedotti abbandonati di cui parlavo, per tutti gli altri usi. E questo è il primo. Per quanto riguarda le acque usate, separazione tra le acque bianche, meteoriche, e degli antichi fossi e torrenti che sono stati tombati e che vanno restituiti alla luce, e le acque nere che sono le uniche che hanno bisogno di essere depurate. Se facciamo questo sarà una rivoluzione, rinasce il territorio, l'acqua ci avanza per tutti, per noi e per la vita non umana.